Buongiorno Italia, oggi è mercoledì 7 novembre e proprio in questo giorno, ma nel 1942, il grande Fausto Coppi, il grande campione, batteva il record dell'ora. Il 7 novembre del 2000 Hillary Clinton viene eletta al Senato degli Stati Uniti per poi diventare, come sappiamo in questi ultimi anni, segretario di Stato americano. L'appuntamento di oggi, l'appuntamento gastronomico di oggi, è a Granarolo Faentino, che è una frazione di Faenza, in provincia di Ravenna. Qui, nel mezzo dell'estate di San Martino, torna puntuale la festa paesana di ambiente e di caccia. Anche quest'anno numerose mostre e spettacoli, ma protagonista indiscusso della manifestazione è il cinghiale. Il cinghiale alla granalorese, che appunto è il cinghiale cotto su uno spiedo gigante, un po' come facevano appunto i nostri avi. Oggi il mio buongiorno sarà dolce come il fruttosio, ovvero lo zucchero della frutta. Naturalmente fino a pochi anni fa nelle nostre dispense c'era solo lo zucchero, invece oggi esiste una sana e naturale alternativa chiamata appunto il fruttosio, che naturalmente è lo zucchero che viene estratto dalla frutta, si capisce appunto dalla parola. È nato come dolcificante per diabetici, è uno zucchero monosaccaride che si trova anche nel miele. È una volta e mezzo più dolce dello zucchero, cioè dello saccarosio, ma aumenta a livelli più bassi il glucosio nel sangue, quindi è il più raccomandato nelle diete dei diabetici per il suo basso indice glicemico. È possibile raffinarlo e si ottiene la sostanza fine bianca che si vende anche come dolcificante. Il fruttosio si assorbe molto più lentamente rispetto al saccarosio, cioè allo zucchero, e una volta giunto al fegato si trasforma in glicogeno epatico e in trigliceridi. Per questo un eccessivo consumo di fruttosio può causare un aumento dei trigliceridi nel sangue. A proposito, vi siete fatti, da quanto tempo è che non vi fate l'analisi dei trigliceridi e del colesterolo? Ve lo voglio ricordare. Comunque, la raccomandazione è di non consumarne tanto di fruttosio, massimo 30-40 grammi al giorno. Una dose superiore ai 40 grammi, si trasforma in glucosio negativo per la salute, specialmente per chi è diabetico. L'apporto calorico del fruttosio è di 4 kcal per grammo e con un potere dolcificante lievemente superiore allo zucchero, per cui se ne può usare un po' di meno a parità di dolcezza. Comunque, per chi sta bene, usate lo zucchero, ma anche il fruttosio. Per chi è diabetico, attenzione, attenzione. Ci vediamo alle 12:30.